Importante, numeroso, diciamo, intorno a Bruno Uvini, questo difensore brasiliano, perché anche il Catania sta pensando a lui. Il Catania cerca un difensore, sta pensando di provare a farlo in comproprietà con il Napoli. Il Napoli invece preferirebbe magari l'opzione di prenderlo e poi girarlo al Siena. A Siena potrebbe giocare in un modulo molto simile a quello del Napoli, visto che il Siena adotterà la difesa a tre, quindi vedremo. Al Catania è stato proposto anche Rolin. Comunque il Catania, un difensore, lo prenderei, probabilmente straniero, anche libero un posto da extracomunitario. Senti, te la senti di avventurarti in una raffica finale? Sì, come no, come no. Ci avventuriamo anche perché di notizie ce ne sono davvero molte. Ad esempio, sempre il Catania cederà Catellani al Sassuolo, lunedì sarà il giorno. Antenucci continua a piacere al Torino. Torino che però prima vorrà valutare anche altre possibilità in attacco, c'è Barreto, c'è il discorso Edu Vargas che abbiamo fatto prima. Al Cagliari piace Casarini, centrocampista del Bologna, ma anche qua c'è una questione di giocatori in sovrannumero un po' nel reparto di centrocampo. Mentre il Siena, nonostante abbia preso Mattias Martinez, nonostante possa avere Bruno Vini dal Napoli e pensi anche a Felipe della Fiorentina, continua a lavorare su Caldirola a metà tra Inter e Cesena. Per l'ok a tutta l'operazione manca la definizione del passaggio di Sestu a Cesena, appunto, che rientrerebbe nell'operazione. Gli abboniamo questi 10 secondi.